Salve a tutti, oggi con me Filippo Giannini di tradingfacile.eu per dare uno sguardo all'indice italiano che è in corsa oggi dopo le ultime decisioni della BCE, ma forse non solo quelle. Lascio a te la parola, cosa sta succedendo? Sì, innanzitutto ciao Rossana e ben trovata. Vado subito a condividere il grafico. Qui siamo sul time frame giornaliero del nostro FTSE MIB. Beh, sì, come dicevi giustamente tu, i mercati hanno accolto con favore la mossa della BCE, che questa volta non ha deluso. Altri 600 miliardi di acquisti di bond, totale siamo a 1.350 miliardi, tassi fermi. Quindi tassi a zero, estensione di questo programma di acquisti fino a giugno 2021 e in ogni caso fino a fine crisi, quindi un po' come il famoso whatever it takes di Mario Draghi. E quindi questo giova particolarmente al nostro FTSE MIB, all'Italia in generale. A mio avviso è una mossa che terrà anche a bada lo spread, almeno fino a giugno 2021, e quindi anche allentata la pressione sui nostri titoli di Stato. Quindi questo chiaramente si è ripercosso anche sul nostro FTSE MIB, dove abbiamo osservato comunque dei rialzi importanti, anche se, questo va detto, rialzi meno significativi rispetto a Wall Street, ma anche al DAX, dove abbiamo già osservato la chiusura di questo famoso gap aperto tra il 6 e il 9 marzo. Qui il FTSE MIB è ancora un pochino indietro, però in ogni caso parliamo di rialzi significativi. In questo momento c'è un momentum rialzista molto forte. A mio avviso le probabilità sono comunque per una chiusura del gap, quindi il mercato a mio avviso arriverà quantomeno a chiudere questo gap in area 20.500 punti. Detto questo, però, attenzione perché comunque sia siamo su livelli di resistenza significativi, quindi quest'area qui compresa tra 23 e 25, e dopo questa espansione di volatilità che abbiamo osservato in settimana, mi aspetto in particolar modo inizio settimana prossima un ritracciamento anche fisiologico, a dire la verità, quindi mercato che dovrebbe andare un po' a riassorbire questi eccessi. Detto questo, ci sono chiaramente dei livelli che monitoriamo a questo punto in ottica di rientro long, quindi in ottica di riacquisto sulle discese. In particolar modo, a mio avviso, i livelli da monitorare sono 19.800, 19.400 punti, ma soprattutto l'area compresa tra 19.200 e 19.000 punti, che sul settimanale coincide con i livelli mediani della barra ad ampio range. Quindi questi, a mio avviso, i livelli da monitorare in ottica di rientro long, perché in questo momento comunque sia gli acquisti sono diciamo ecco più favorevoli rispetto alle vendite. Perfetto Filippo, io ti ringrazio per la panoramica e con te rimando l'appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Perfetto, grazie a te Rossana, arrivederci a tutti.